Buongiorno ragazzi e bentornati a un altro video. Innanzitutto grazie di tutto il supporto sull'ultimo, non me l'aspettavo, stavo pure parlando con Sammy proprio di questo qualche giorno fa, in cui mi ha detto: G, penso che sei l'unico youtuber che può sparire per 2 mesi, poi torna e comunque c'è una comunità che rimane a commentare e a supportare, quindi veramente apprezzo più di quanto pensate, raga, quindi grazie mille. E niente, vi sto mostrando qua qualche campione di Kaizen, ma oggi volevo parlarvi di qualcos'altro. E dato che l'ultimo video vi è piaciuto, in cui comunque vi sono aperto sul lato di Kaizen, tornerò con i video proprio più improntati sul fitness. Penso che sia solo un momento in cui sono più introspettivo e voglio anche farvi capire meglio a voi come funziona la mia mente, come ho ragionato l'anno scorso, in cui tanto delle mie forze mentali, energie mentali sono andati comunque in Kaizen. E avete visto il titolo, Sacrifice and Work Hard for What You Want. Non so se ho messo il titolo in inglese o in italiano, sinceramente lo metto in inglese perché lo penso meglio in inglese, e poi quando penso di, come dire, tradurlo in italiano non mi piace come viene. Però fatemi sapere cosa ne pensate. Cosa voglio dire con questo? Che devi fare sacrifici e devi lavorare duramente per quello che vuoi. E mi dirai: sì, G, ma ovviamente lo sanno tutti. Ma io ti dico veramente, prova a capire e integrare quello che sto dicendo in questo momento. E per farvelo capire vi racconto la storia di Kaizen inizialmente, come è iniziato tutto. Stavo a Dubai, penso era durante il Covid di qualche anno fa, e quando è iniziato tutto siamo andati tutti in lockdown. Penso ci stavano due tipi di persone: le persone che si sono, come dire, hanno utilizzato il tempo a casa per rilassarsi, finalmente avere un po' di tempo libero, magari avete guardato Netflix a gogo tutto il giorno, o che so io, e per alcune persone avevano bisogno di quello. Altre persone, io sono in questa seconda categoria, che il momento che ci hanno chiuso in casa, in testa ho detto: ah, ho ancora più tempo per lavorare sui progetti che voglio e su finalmente fare ancora di più di quello che voglio portare in questa industria e creare nel mondo in generale. I miei progetti che ho in testa e che voglio portare a termine, o comunque iniziare e provare a vedere se riesco ad avere successo. Uno di questi era Kaizen. Ve la dico tutta: avevo un tot di soldi in banca, ok? Tra i 15 e i 20 mila euro in banca. E ovviamente questi 15-20 mila euro erano tutti i miei risparmi che avevo messo da parte da quando ho iniziato a lavorare alla Shell durante l'università. Quindi in quell'anno ero stato pagato, avevo messo da parte i soldi, anche perché il costo della vita a Manchester era molto basso, l'affitto era molto basso, quindi lì mi ero messo tanti soldi a parte. Poi avevo iniziato con il coaching, con le guide scientifiche, eccetera eccetera, e mi ero messo da parte questa quantità di soldi. E mentre in testa avevo voglia, lo sapete, di comprarmi qualcosa, di comprarmi una macchina, di farmi un regalo, di, non so, andare a viaggiare ancora di più in giro per il mondo, di comprarmi tipo tutte roba di marca o che so io. Io con questi 15-20 mila euro mi sono detto: voglio tanto una macchina, ma è la scelta più astuta in questo momento prendere la macchina? Perché metti, mi prendo la macchina e quello mi dà una gratificazione istantanea pazzesca, ma poi una volta che io spendo quei soldi, io quei soldi non ce li ho più, quindi qualsiasi progetto che io voglio iniziare, quei soldi che avrei potuto mettere dentro ora sono spariti, perché sono sotto forma, tra virgolette, materiale fisica di una macchina. Per me quella non era la scelta giusta, e ho fatto, tra virgolette, un sacrificio dove, nonostante ho lavorato 3, 4, 5 anni per mettermi da parte questi soldi, per potermi poi, tra virgolette, pensavo, comprare qualcosa che mi rendesse più felice, ho deciso che quello che mi rendeva più felice era provare a costruire il brand di abbigliamento migliore in Italia, che rifletteva, diciamo, il modello americano che seguivo io, quindi Alphalete, Gymshark, non c'era manco Young LA al tempo. E quindi tutti quei soldi, da quel momento, quando io ho detto: sai cosa, aspetto ancora, non mi compro niente, invece reinvesto tutto e provo a fare, a creare una cosa che in Italia non esiste, tra virgolette, in testa mia ho dovuto sacrificare per quello. Ma è stato un sacrificio che adesso rifarei mille volte, e non perché Kaizen mi ha portato più soldi, perché in realtà, se volete sapere la tutta, tipo, io non prendo manco un euro da Kaizen, perché sennò non avremmo i soldi per reinvestire nel lancio successivo, e ogni lancio deve andare bene perché, come dire, il business model è fatto che con ogni lancio paghiamo tutto il team, paghiamo le tasse, paghiamo tutto quello che c'è da regolarizzare, e poi dobbiamo mettere per fare il deposito, quello che è per fare i prossimi lanci. E quindi io non mi prendo veramente niente, non vengo pagato da Kaizen, non ho preso un euro. E infatti anche questo è un pochino un sacrificio, perché io ogni momento potrei fare un lancio, finisce tutto lì, riprendo i miei soldi e me ne vado, e invece continuo. Perché? Perché ho una visione e so che possiamo arrivare, principalmente voglio creare abbigliamento fighissimo da indossare sia dentro che fuori da palestra,
Poi voglio entrare nelle palestre italiane e vedere che ci sta Kaizen in giro, che piano piano sto ricevendo sempre più foto su Instagram di ragazzi che mi dicono: ah, ho visto Kaizen in palestra oggi, che figata, da là, e quello mi fa venire i brividi, quindi sono contentissimo. E niente, la seconda parte del titolo, work hard for what you want, lavorare duramente. Raga, lavorare duramente vuol dire fare delle giornate in cui vi sentite stremati, delle giornate che altre persone non riuscirebbero a sostenere. Quello vuol dire lavorare duramente. Non sono le 6, 7, 8 ore in cui state un pochino così in ufficio e ne lavorate una e mezza, o non è quando devi studiare per gli esami, cioè i 4 esami da dare, però c'hai un mese per darli. No, work hard vuol dire che ogni singolo secondo stai focalizzato e pensando al tuo progetto e ci stai lavorando in qualche modo, che sia pensieri in testa o che sia attività fisiche e che vedi che, you know, che devi fare qualcosa tu fisicamente, o che sia lavorare per i tuoi clienti. Lavorare duramente, sono i cosiddetti grind period, sono i periodi in cui metti, non lo so, 20 no, ma metti 15-18 ore di lavoro al giorno, che può sembrare assurdo se non l'avete mai fatto, e non sto dicendo che dovete farlo, ovviamente il sonno è importantissimo, tutto il resto, l'equilibrio è importante, ma se ci sono cose che volete fare e costruire che non sono mai state fatte, ci sarà un motivo e ci sta probabilmente bisogno di tanto più lavoro di quello che magari tu ti possa immaginare. Però la cosa positiva è, dato che la maggior parte della gente non lavora così tanto, se tu ti ci metti, ti fa una strategia, lavori il più possibile, più di tutti gli altri, molto probabilmente questo compounded, come dire, col tempo, quindi più tempo passa per mesi e anche per anni, perché per fare qualsiasi cosa di grosso, quello che dicono è che la gente sovrastima quello che può fare in un anno, ma sottostima quello che può fare in 3 a 5 anni. E questo vale per il fisico, come vale per tutto il resto, secondo me, di imprenditoriale o anche a lavoro o qualsiasi tua carriera. E niente, mi sono già dilungato un sacco, non so che altro ho filmato in questo video, ma raga, scusate anche che non ho messo così tardi, ma questa settimana è stato veramente un casino con il lavoro che dovevo fare e ho dovuto un attimino sistemare di nuovo le mie priorità, ma mi conoscete ormai. Comunque un abbraccione e vi mando... Sì, parlando di work in silence... Devo dire che questo cappello, raga, mi piace veramente un casino. Penso che ce la facciamo a rilasciarlo per il prossimo lancio di Kaizen, so, sono felice. Il prossimo sarà forse fra un paio di settimane, con performance shirts, una canotta nuova, hoodie, e se ci riesco pure questi cappellini che sono fighissimi. Comunque volevo semplicemente farvi vedere lo stato e la condizione quando vengo a Lussemburgo. Mi piace lavorare in macchina. Per quale motivo mi direte? Perché c'è così poca luce qua a Lussemburgo che in macchina almeno mi sembra che dal finestrino e da qua davanti entra più luce, quindi niente, mi piace molto di più. E una cosa che non vi avevo detto: ho iniziato e sto iniziando una piccola fase di cut, di definizione. Per quale motivo? So di non avere così tanta massa muscolare in più rispetto al passato, e purtroppo lo sappiamo che per un natural, soprattutto dopo che ti alleni per qualche anno, se vuoi veramente massimizzare la massa muscolare devi accettare di mettere un po' di grasso e investire mesi se non anni a aumentare la tua forza, applicare il sovraccarico progressivo e progredire, eccetera eccetera. Però per me in questo momento ho una spinta più, come dire, qualcosa che mi spinge di più a provare ad arrivare a un livello di definizione che non ho mai raggiunto prima, e non lo voglio fare per l'esterno, lo voglio fare per me, per farmi vedere che effettivamente è possibile e che ci riesco. Quindi in uno dei prossimi video sicuramente vi parlerò anche appunto della strategia di dieta, che comunque sto ottimizzando alcune cose che lo rende molto più facile e che sto usando con un sacco di ragazzi del coaching praticamente da qualche mese, da quando mi è partita questa cosa, e stiamo vedendo degli ottimi risultati, quindi non vedo l'ora di fare quel video e condividerlo con voi e anche con l'allenamento. Provo i prossimi video a non metterne solo una settimana, ma a metterne un pochino di più. Ci provo, regalo, sapete che se non lo faccio è perché ho altre priorità che sono molto importanti. Anche oggi appunto sto filmando un po' così perché è stata una giornata intensa, c'ho ancora tanto altro che devo fare, mi devo ancora allenare, parto stasera tardi con l'aereo, e quindi sì, è una giornata piena e i video, il content, se riesco, arriva un pochino in ritardo. Comunque sì, ho iniziato il cut e anche per questo motivo caffeina, che mi aiuta, digiuno intermittente la mattina, lo sapete, e solitamente break my fast con una banana, una mela che mi piace. Poi ci andremo ad allenare, poi ci faremo un pasto migliore. Sono le 8:50, appena controllato, io ho appena finito di lavorare per la giornata, sono stanco morto e ci sono dei periodi in cui, se volete ottenere più della media, è inevitabile avere dei periodi in cui dovete soffrire un pochino di più. Per soffrire intendo lavorare, fare orari più lunghi, provare a gestire più cose allo stesso tempo. Tipo, so un sacco di voi, anche tanti dei ragazzi che seguono il coaching e mi scrivono, mi dicono che
ad esempio si svegliano alle 6 per iniziare il lavoro alle 7, poi finiscono alle 8 di sera, vanno in palestra alle 8 di sera, finiscono alle 10, eccetera, eccetera. Tipo, è un grind, ma se vuoi una vita che non sia normale, accettare alcuni periodi di grind è normale. Per fare qualcosa di grande richiede tempo, sforzo in più, ma quello sforzo viene ripagato se lavorate strategicamente, intelligentemente, credete in voi e siete costanti. Quindi sì, sappiate e accettate che in alcuni... Per tutti i percorsi di crescita, in alcuni momenti richiede più sforzo e potreste essere più stanchi. Mi viene da pensare alla fine agli esami all'università, la cosa più fascia a cui penso, che magari devi fa studiare tantissime ore di fila, però diciamo che se lo fai poi ottieni anche i risultati. Quindi se io sono stanco morto, però felicissimo di tutto il lavoro che ci ho fatto a fare. Niente, mi andava di fare questa clip per documentare. Keep fucking improving. Dai, ragazzi.